Ciao a tutte ragazze, sono appena tornata a casa e ho ricevuto il pacchetto di Silvia. Allora, ho solo aperto qui e scusate per la voce un po' così, comunque sia. Ho solo aperto il lato e devo dire che questo è uno scotch, pensiamo adesivo o qualcosa di molto molto carino. Guardate che bei riflessi, mi piace tanto. Allora, partiamo subito. Oddio, quanti ne sono? Ok, finito. La busta è vuota. Allora, c'è il bigliettino. Fantastico. Wow. Sicuramente mi piacerà. Allora, da che parto? Questo. Allora. Prima di tutto la carta è bellissima, mi piace tanto. Oddio. Com'è bello! Allora, io amo il marrone, quindi questo braccialetto qui, penso sia un braccialetto, e sarà il mio braccialetto veramente, veramente perfetto. Cioè, io lo amo il marrone, non so perché io. Ho questa particolare tendenza ad utilizzare spesso il marrone in tutto, perché penso che comunque sia un colore molto bello. Ma poi questo filo è particolare, non l'ho mai visto. Mi piace tanto. Il cobra, non lo so come si chiami. Bellissima questa catena, devo dire. La amo. Quindi, grazie mille. Poi, intanto spacchetto così. Ok. Allora, queste qui sono bellissime. Faccio un attimo una differenza tra queste qui, che penso siano da 12 36 mm, non lo so dire, o non riesco ad aprire nemmeno. Comunque sia, faccio il rapporto. Sono proprio belle, sono anche molto pesanti, mi piacciono. Fantastico questo verde qua, mi piace tantissimo, grazie. Poi questa qui. Devo dire che in confronto a me fai fare i pacchetti benissimo, cioè io non so manco dove sta il cavo e la coda nel pacchetto, però e tu ti sei fai davvero bene. Ma no, quanto è bello! Oddio, un attimo, la forbice. Ma no, questo è benissimo. Guardate qua, cioè no, è fantastico. Allora, prima di tutto il colore, che è tra un rosa e un pisca, molto più pisca comunque sia. Adesso con la luce non so se si vede bene, ma è questo fiocco fatto proprio, no, è bellissimo, cioè è stupendo. Poi anche la regolazione qui, queste basi sono molto belle, mi piacciono. Io ho il litone, quindi vado a regalarlo ancora un po'. No, è bellissimo, guardate. Questo è l'effetto sulla mano. Molto molto bello. È stupendo. Questo andrà nella mia collezione dei feriti, insieme a quello dello scorso swap con Valentina, che era una stila marina, lo ricordo. Allora, continuiamo con questo qui. No, praticamente mi piace tantissimo, nemmeno l'ho fatto apposta, cioè veramente ho detto che queste basi qua mi piacciono tanto e Silvia mi ha inviato due basi per anello, che devo dire, se non mi sbaglio, questi tipo qua, questa non l'ho mai usata, se non sbaglio. Ho utilizzato sempre la classica base diciamo con lo staccata dalla superficie dove attaccavamo le cose. E mi piacciono tanto queste qui. Mi sembra che lei abbia anche fatto un video sui suoi acquisti, lui ha comprato queste qui. E magari ci faccio un salto per vedere, perché sono interessanti comunque. Vi ricordo che comunque i video di Silvia sono perfetti, sono. Oddio! I phone strap! Ma no! Come sono belli! Dai, che poi rimango senza parole, perché davvero davvero mi piace spacchettare.
Io intanto continuo e vi parlo. E vi dicevo, i video di Silvia sono molto molto interessanti, molto belli. Lei è una ragazza stupenda. Le monachelle. Anche quelli a perna. Io i perni e monachelle li uso come se fossero proprio colla fresca, vai. Grazie mille. E dicevo, sono davvero interessanti e molto utili, quindi vi consiglio di andare a guardare. Poi lei è davvero simpatica, molto disponibile, quindi è una grande ragazza. Stiamo di questo. Allora, io intanto specchietto è qualcosa, ho visto che si utilizza sempre. I chiodini a T. Allora, io amo questi chiodini. Li amo perché praticamente li puoi utilizzare sempre in qualsiasi modo. E rispetto a quelli, solitamente usando sempre creazioni che vanno un po' più su pesante, preferisco utilizzare queste qui che hanno almeno una base piccolina sotto. Qui la S li utilizzo, ma raramente comunque, anche perché per montare le perline, a volte vicino a un braccialetto, utilizzo sempre queste qui. Quindi, grandissimo pacchetto. Sono sempre utili. Poi, non mi sto vedendo con la forbice perché ho paura che rompa qualcosa. Però qui non c'è nulla, quindi vado a tagliare. O almeno spero. Se ho fatto un guaio, non lo so. Taglio, 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 taglio. Oh, mamma mia. Un rillacuma. Un piccolo piccolo. Ma ha fatto proprio bello. Guardate qui. Scusate la grandissima botta e il vento. Guardate qui com'è bello. È fantastico. Questo sarà per mio per sempre, praticamente. Mi piace da morire. Intanto sto facendo tutta una. Allora, qui c'è qualcosa che si muove. Ho paura. E andiamo così, piano piano, piano piano. Intanto c'è il mio ragazzo di là. Che. Oddio. Oddio. Come sono belle. Sono delle perle. Le mostro. Allora, abbiamo delle perle trasparenti. E delle perle, possiamo dire. Allora, sono verdi, se non voglio sbagliare. Poi sì, per correggimi perché. Allora, sono piccolissime. Le metto sempre in proporzione a queste qui. Oh. E sono. No, ne ho aperto una. Allora, sono verdi, blu e virano anche un po' sul viola. Cambiano. Cioè, sembra, sai, il vetro di bottiglia. È molto bello. Mi piace. E poi sono queste qui invece che sono trasparenti. Quindi comunque sia, vicino a un braccialetto, riflettono il colore che comunque sia al vetro di base del braccialetto. Ad esempio, se io metto una perlina verde e una questa qui comunque si risulterà identica più o meno. Mi piace, mi piace, mi piace. Grazie, 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 grazie. Poi con le perline che ne faccio un abuso proprio enorme. Adesso anzi le metto qui, altrimenti le perdo. Io cerco di riciclare perline ovunque, anche perché comunque sia ci sono perline anche tipo. Quando devo buttare la maglietta, e non mi vuole nemmeno a dirlo, prendo le perline perché comunque se sono buone. Ad esempio, le magliette di Alcott, io mi facevo le perline tanto. Ovviamente, questo con le creazioni che utilizzo io, però. Sono comunque perline, ragazze, non è che. Poi il bello di questo, se possiamo definirlo così, lavoro è anche il fatto di riciclare. Le metto qui, altrimenti verde. Poi, continuiamo. Allora, con la mia forbice. Cerco di non tagliare niente, altrimenti mi si spara in questo momento. E abbiamo delle perline bianche. Ecco, io in tutta la mia collezione
di berline non ho le perline bianche e non capisco nemmeno perché, in quanto comunque sia le utilizzo, ma solitamente utilizzo dei colori differenti, delle perline differenti, non questo tipo di perline, ma tipo, un attimo che ve le mostro, se le trovo, ecco qua, tipo questi qui, questi mezzi cristalli, possiamo definirli così. Ma non ho le perline di queste qui, quindi questo è un pacchetto graditissimo, in quanto io, ecco, veramente ogni volta che dico vabbè, le devo ordinare, però poi non le ordino mai perché non lo so, la congiura delle perline bianche, non. Intanto il mio ragazzo sta entrando, ho sentito. Ti ho visto. Ma poi questa casa ci mette la luce. E vabbè, perché la mamma c'ha bene. Sì. Papà. Ok. Ah, ma hai visto questa qua? Bella, eh? Bellissimo. Complimenti per la ragazza. Oh, bella. No, questa è marrone, ovviamente. Bravo, ma si sei gusti. Ci Mu, ci ha fatto questo, vattene. messo pausa. No, stai parlando. È una cosa che tu andrai. Oh, vediamo. Parla. No, ti devi andare. Ok, se n'è andato. Intanto stavo aprendo e sono uscite queste perline stupende. Devo fare un paio di orecchini con queste perline e saranno i miei orecchini preferiti. In quanto il colore comunque sta bene insieme, sembrano un po' colori di vestiti etnici, diciamo, i colori delle bancarelle, comunque sono molto bellini. Molto molto. Poi sono proprio belle, sono anche pesanti. Grazie, grazie, grazie. Poi allora, cerco sempre di avere il lato più imbarazzimo, li apro così un'altra volta perché. Infatti si apre. No, devo vedere di fare pacchetti stupendi, ecco. Spacchettare non è il mio forte, nemmeno come fare i pacchetti. Ok, ci sono fatti lo stesso regalo e questi anelli qui per i portachiavi. Che sono utilissimi, ragazzi, queste qui, ecco, se non ce l'avete andate nel panico, almeno io sì, io. Ci fu un periodo in cui non avevo nemmeno uno e andavo nel panico perché avevo delle richieste da fare, non trovavo modo per reperirli, quindi utilissimi. Oddio, ancora perline, Madonna, no, sono stupendi, ho visto un colore che io amo e sto amando in questo periodo. Ed è questo qua. Guardate com'è bello. Questo è bellissimo. Allora, sembra quasi quasi il tipo di perline che fece Mrs. Claus. Claudio sarebbe. È molto bello. Poi abbiamo queste perline qui che sono, potrei dire un po' spugnose. Come definisco gli oggetti che faccio. Spugnosi, con questo effetto molto abrasivo. E sullo stesso tono ci sono queste qui, che sono stupende. Io adesso spero che la fotocamera metta a fuoco. Ma è bellissimo. Ho un paio di video da caricare, però non ho mai tempo per caricarli. Ma adesso che ho finito lo studio, fortunatamente, cercherò di caricarli al più presto possibile. E devo fare altri video che mi hanno richiesto le ragazze. Anche sulla mia postazione creativa e la farò presto, cercherò di sistemare prima altrimenti. Oddio, allora, è un bottino di perline questo swap ed è fantastico. Queste mi colpiscono tantissimo, cioè Silvia sono fantastiche. Guardate, dove le prese? Sono bellissime. Cioè io non saprò come separarmi da queste perline, sono bellissime, molto. Molto 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 belle. Grazie mille. Poi.
E dai però, Uffa, sei antipatico. Non si entra quasi in una stanza, si bussa. Apriamo il suo pacchetto intanto. Spero di non rompere. Oddio. Oddio, non avevo detto niente. Dammi champagne, la presenta la donna. Allora, l'ultimo pacchetto. Ci siamo. Oddio. Sono dei connettori. Silvia, dimmi se sbaglio, ma sono dei connettori fantastici. Bellissimo. Bello stile. Ecco, questi qua, già un'idea, messi così in un braccialetto, che vengono niente male. A me piace, a voi? Io con questo ringrazio Silvia. La ringrazio per aver accettato appunto primo la mia richiesta di fare uno swap. Vi faccio una panoramica delle cose che mi ha inviato. Ho visto il suo video, mi fa piacere che ciò che gli ha inviato vi possa essere utile. E sicuramente organizzeremo uno swap dopo l'estate, che magari ecco possa riguardare anche i posti in cui siamo state. Anche perché comunque se ops, è mossa la videocamera. Anche perché comunque sia, almeno per quanto riguarda me, io creo poco in estate, in quanto sto poco a casa. Devo fare alcuni video, questo sì, lo so. Però ecco, io ringrazio Silvia, non ripeto un'altra volta, è stata gentilissima. Mi dispiace per il piccolo equivoco che si è andata a creare, solo che praticamente non essendoci io, avendo comunque sì, a volte, sapete, si hanno delle piccole buche su internet, e avendo spedito il pacco mi dispiaceva tanto se poi lei non voleva accettare più, invece poi alla fine avevo sbagliato e quindi le chiedo di avere scusa. La posta, ecco, stranamente ho fatto questi sbagli, ma ormai la posta non c'è più, che non sanno più che inventarsi. Io comunque la ringrazio, metto qui tutte le cose che mi ha inviato, così faccio una guardata panoramica di tutte le cose che ho ricevuto. Vi ricordo che ho aperto una pagina ufficiale su Facebook e la potete trovare anche sulla mia homepage di YouTube. A breve caricherò qualche video, anche se solo questo qui, quindi se volete seguirmi, scambiarci dei consigli, richieste, tutorial, tutto sotto i commenti. Cercherò nel prima possibile di esaudire le vostre richieste. E sì, volevo dirvi un'altra cosa. Scusami se metto questo in questo video tuo, Silvia. Ho comprato questi barattoli, questi qua grandi. E li pagate 50 centesimi. E mi sembra davvero un prezzo molto buono. Sono di da un chilo col tappo a vite. E sono buonissimi. Sono di vetro proprio bello tosto. Mi piacciono. E volevo mettermi al corrente. Io l'ho comprato vicino a casa mia. È una merceria. Quindi comunque sia, essendo il periodo secondo me dei pomodori, questa roba qua. Se dovete fare qualche creazione con i barattoli, conviene comprarli ora perché ci sono gli sconti, suppongo. Con questo è tutto, vi faccio vedere il barattolo un'altra volta e una panoramica delle cose.